Ciao ragazze, bentornate sul mio canale e benvenuti nella mia cucina. Pochi giorni fa vi ho caricato un video della mia spesa in questo periodo di quarantena, spesa che cerco di far durare almeno tra i 10 e i 12 giorni. Una spesa, insomma, che ci permetta di non uscire sempre e di riuscire a combattere quindi questo periodo stando in casa, cercando appunto di sconfiggerlo stando lontani gli uni dagli altri, che attualmente appunto è l'unico modo che abbiamo per poter cercare di uscirne. Pubblicando quel video mi sono chiesta: ma come si fa realmente a far durare una spesa almeno 10 giorni? Bene, secondo me ci sono una serie di prodotti che bisogna tenere in casa per evitare di poter uscire. Vi dirò, io avrei potuto anche evitare di fare la spesa dopo 11 giorni, ma purtroppo mi erano finiti alcuni prodotti che se avessi avuto in dispensa, mi avrebbero evitato di uscire, nonostante appunto fossero legati a dei prodotti che dobbiamo consumare quotidianamente, tipo la frutta. In questo video mi spiegherò meglio, vi spiegherò e vi mostrerò quali sono secondo me i prodotti indispensabili da avere in dispensa e in frigo per poter affrontare un paio di settimane a casa senza dover uscire a fare la spesa sempre. Voglio aprire una parentesi: qualcuno di voi mi ha detto non tutti hanno la possibilità di spendere una grande cifra tutto in una volta per poter fare una spesa grande. Questo è vero, però secondo me bisogna comunque capire bene quali sono le esigenze della vostra famiglia e cercare anche attraverso, insomma, i prodotti che vi farò vedere oggi, quali acquistare che comunque hanno un prezzo contenuto e che vi permettano di poter organizzare più pranzi, più cene, più colazioni durante appunto questo periodo senza comunque dover fare delle spese enormi, ma semplicemente facendo una spesa oculata e quindi decidendo prima cosa mangiare giorno per giorno. Partiamo. Il primo posto dal quale voglio partire è sicuramente questo cassettone che io ho qui sotto i fuochi e dove tengo un po' di scatolame vario. Vi dico, nell'ultima spesa che ho fatto, di cui vi ho parlato insomma nell'ultimo video svuota la spesa, non ho acquistato dello scatolame perché ne ho ancora da finire, quindi probabilmente ora alcuni prodotti mancheranno perché nel frattempo li abbiamo mangiati, ma vi farò comunque degli esempi similari che poi vi mostrerò magari nelle prossime spese. Andiamo ad aprire il nostro cassetto. Eccoci qua. Allora, ragazze, le prime cose che possono tornarvi sicuramente utili nei momenti in cui avete finito i freschi o anche vi mancano le passate, pomodori, eccetera, sono dei sughi pronti. Sappiamo tutti che non fanno benissimo, non va, insomma, sicuramente abusato, però ci sono alcuni brand secondo me che li fanno molto molto buoni. Uno tra tutti è Barilla. Io adesso ho questo qui, che è la matriciana, ma c'è anche il sugo alla bolognese, c'è quello con i datterini, col basilico e sono veramente molto molto buoni. Questo è di 400 grammi e tranquillamente vi dura anche più giorni. Ovviamente dipende da quante persone è composta la vostra famiglia. Nel nostro caso siamo in tre, con un sugo del genere riusciamo tranquillamente a fare 2 giorni, 2 giorni e mezzo. Una volta aperto può essere tenuto in frigo per 3-4 giorni, insomma, poi va visto da produttore a produttore e quindi secondo me è un'idea furba per avere sempre un primo pronto perché si sa comunque la pasta, un piatto di pasta tende in ogni caso a farci stare bene. Un altro prodotto che vi consiglio di avere, sempre se vi piace, mia figlia lo adora, per esempio a me non piace, è il pesto. Io utilizzo sempre questo di Barilla perché è il preferito di Megan. A me per esempio non piace il pesto, invece lei lo adora e quindi quando vado prendo sempre qualche barattolino in più. Questo lo potete tenere aperto anche qui tra i 3-4 giorni, poi controllate sempre l'etichetta e comunque vi risolve tantissimi primi. Sempre per i primi vi consiglio i legumi. Io utilizzo per esempio per le lenticchie quelli secchi perché comunque riesco in un'oretta, un'oretta e mezza a cuocerle tranquillamente, mentre per i fagioli preferisco i cannellini in vetro se potete. Ovviamente prima di utilizzarli, ragazze, vanno sciacquati. Io li sciacquo perché comunque all'interno trovate anche un po' di zucchero tra gli ingredienti, eccetera. Questi sono già pronti, vi basteranno veramente un quarto d'ora, 20 minuti per avere in tavola un primo super veloce, ma soprattutto da
a lunga conservazione. Un'altra idea molto furba che vi può tornare utile sia per i primi che per i secondi sono questi funghi qui, champignon al naturale, che prendo appunto nella latta. Questi li potete fare sia per esempio come un secondo, semplicemente aggiungendo un po' di passata, un filo d'olio e dell'aglio, e viene un buonissimo contorno con il quale poi potete anche inzuppare il pane, così mangiate anche un po' di carboidrati. Sia potreste tranquillamente organizzare un primo, anche questi a lunga conservazione, di conseguenza riusciranno a stare in casa vostra un lungo periodo. Quest'altro prodotto, per esempio, è un sembra una scatolina, insomma, sono delle verdure per soffritto. Vi faccio vedere, vediamo se mi riesce con una sola mano. È questo tubetto qui, che io vi dico non ho ancora utilizzato perché non ne ho avuto bisogno, ma secondo me è super comodo appunto per poter fare soffritti per qualsiasi tipo di ricetta, che sia un primo, che sia un secondo, che sia una minestra, insomma, viene nel tubetto, ovviamente non vi fa andare a male quindi le verdure perché lo avete sempre pronto e può essere super comodo. Noi abbiamo sempre una scorta di mais dolce, questo nello specifico lo potete utilizzare sia per le insalate, sia come contorno magari per una cotoletta, piace tantissimo ai bimbi, la mia bimba lo adora, quindi insomma evitate di comprare le pannocchie fresche se non potete uscire sempre, ma questo qui vi salva diversi secondi o comunque contorni. Noi utilizziamo questi barattolini piccoli, non mi piace comprare quello grande perché comunque magari va sprecato solo per tre, mentre con uno piccolino riusciamo tranquillamente a porzionarlo per bene. A casa nostra si mangia il pesce fresco almeno due volte a settimana. Quando non riesco a comprarlo due volte a settimana per svariati motivi, lo mangiamo almeno una volta a settimana. Da un po' di tempo ho scoperto questi prodotti qui, ora ho nella mia dispensa solo i filetti di sgombro, ma vi straconsiglio anche il salmone al naturale, soprattutto quello fiorfiore di coppa, è buonissimo e piace tanto ai bimbi perché comunque ricorda leggermente il sapore del tonno. A me non piace tanto mangiare il tonno in scatolato, anche se non vi nascondo che l'ho qui, eccolo lì. Però insomma solo per sicurezza, comunque il tonno è buonissimo anche all'interno di insalatone, mettete le olive, il mais, magari dei funghi sott'olio, l'insalata e mischiate tutto, viene buonissimo. Comunque ci sono questi filetti qui, sia di sgombro li trovate, trovate i filetti di salmone, trovate anche quelli di orata già pronti, ovviamente hanno una scadenza lunga, sono buoni, fanno bene, se potete preferiteli al naturale, poi magari andrete voi ad aggiungere un filo d'olio a crudo. Ovviamente ragazze, che ve lo dico a fare, le farine, il prodotto più cercato da tutti gli italiani in questo periodo. Io sono riuscita ieri a fare un po' di scorta di farina, anche perché ero un po' a zero, ma vi dico però che ho notato che la farina integrale si trova tranquillamente, quindi se non riuscite a trovare quella, non lo so, tipo questa, la 0, la 00, la 1, quella che utilizzate, potete tranquillamente usare quella integrale. Magari per non sprecare totalmente quella bianca potete spezzare mezzo e mezzo, in ogni caso vi farà bene perché comunque contiene fibre e fa benissimo al nostro organismo. Un altro prodotto che invece riguarda i dolci, che voglio assolutamente consigliarvi da tenere in dispensa quando vi viene voglia di fare un dolce in casa o perché non avete più dolci a disposizione o perché magari volete trascorrere un po' di tempo con i vostri bambini, è quello di mettervi in casa comunque delle scatole di cacao in polvere. Io ho sia quello amaro che quello dolce, eccolo qui, che quello zuccherato, perché ci sono delle ricette, ne ho caricata anche io una sul canale in un vlog, dove se appunto non avete il cioccolato fondente da sciogliere a bagnomaria piuttosto che altri tipi di creme spalmabili eccetera, potete utilizzare tra gli 80 e 90, poi dipende dalla ricetta, grammi di cacao in polvere, riuscirete tranquillamente a fare appunto un buonissimo dolce al cioccolato. Apriamo adesso la mia dispensona e andiamo a vedere cosa vi consiglio in quest'altra dispensa. Come dicevamo prima, è difficilissimo riuscire a trovare la farina ultimamente, quindi vi consiglio di acquistare dei grissini. Questi ora nello specifico che noi stiamo utilizzando sono anche salati, ma ci sono anche quelli classici che io dovrei avere qua sotto. Ora li prendiamo, ragazze. Eccoli qui, anche questi classici friabili, che sono degli ottimi sostituti al pane quando appunto siete rimasti senza pane. Noi per esempio li abbiamo mangiati con gli affettati, ma io li preferisco molto anche con delle cremine spalmabili che voi conoscete bene, quindi mettetevi un pacco anche di grissini in casa, perché se avete voglia di pane e non lo potete fare, non avete la farina, non avete insomma il pane, i grissini sono un ottimo sostituto.
Un altro sostituto ottimo al pane sono le piadine, non solo per farvi la classica piadina con affettato, eccetera, eccetera, pomodorino e mozzarella, ma anche proprio da usare come pane. Potete tranquillamente riscaldarlo, tagliarlo a fettine e mangiarlo insomma con la vostra famiglia. Tenete presente che anche questa hanno una bella scadenza, perché questi io l'ho preso un paio di settimane fa e scadono a maggio, quindi c'è comunque un po' di tempo per poterle consumare. Ci sono sia quelle integrali, ma anche quelle classiche. Io dovrei avere anche un pacco di quelle classiche, eccole qui. No, queste sono sempre integrali, ne avevo un altro, eccola qui. Questa qui, per esempio, è quella classica, e anche questa qui ha comunque una scadenza un po' più lunga. Tenete presente che una volta aperte queste piadine vanno tenute in frigo e si possono consumare anche lì entro 3 o 4 giorni. Quindi riuscite comunque ad avere il pane, tra virgolette, per qualche giorno in più a disposizione. Non vi consiglierò il pane bianco, il pan bauletto, insomma, a sostituzione del pane, perché io non lo preferisco, vi dico la verità. Anche tostato a me piace solo con la Nutella, per esempio, piace per fare colazione, non riesco a mangiarlo in altri modi. Però ragazze, se non siete, se anche voi, insomma, non siete abituate ad utilizzarlo in questo periodo, un pacchettino di questo che costa veramente poco, perché lo trovate tra i 50 e l'euro, 50 centesimi, un euro, insomma, se andate sui brand più blasonati, riuscite tranquillamente a portarvelo a casa, ma soprattutto vi può salvare anche in questo caso quando proprio siete a zero pane e potete creare anche, non lo so, magari le riscaldate, vi tostate un po', mettete un po' di pomodoro, un filo d'olio, un po' di origano, vi fate delle bruschettine fatte in casa, buone. Per chi poi avesse voglia di fare, di preparare un dolce in casa, ma magari non è particolarmente bravo a farlo, ci sono questi prodotti già pronti, che anche qui hanno delle scadenze lunghissime. Ora questo nello specifico è per fare i biscottini di pan di zenzero, ma c'è quello con la crema pasticcera, ci sono quelle per le torte già pronte. Questi non sono quelli freschi, che quindi scadono prima, ma hanno una bella scadenza. Ve ne mettete un paio in casa e potete fare anche sfornare, insomma, dei bei dolci profumati per voi e la vostra famiglia. Ovviamente, ragazzi, eviterò di parlarvi di latte a lunga conservazione, eccetera, eccetera, perché sono cose, insomma, basilari che tutti dovrebbero sapere. Quindi anche noi eravamo soliti acquistare latte fresco, ma visto che non si può, andiamo per questi da 1 litro di latte. Se siete da soli in casa o comunque non lo bevete, a casa nostra lo bevono in due, quindi perciò prendo le bottiglie grandi. Ci sono anche quelle più piccoline da mezzo litro, e insomma così evitate di sprecarlo. In ogni caso, anche questo può stare in frigo aperto un paio di giorni, quindi riuscite comunque a fare mezza settimana. Veniamo adesso al frigo. Allora, una cosa che voglio consigliarvi, che prima vi anticipavo, riguarda la frutta. Visto che insomma la frutta rientra nei freschi e non è sempre facile riuscire ad averla in casa, io vi straconsiglio questi prodotti qui. Ora, nello specifico, il mio è questo qui alla mela. E ragazze, sono buonissime. Queste sono delle purée di frutta, ci sono alla mela, alla pera, durano tantissimo tempo. Questo scade a luglio 2020 perché l'ho preso già un po' di tempo fa, ma sono 100% frutta, senza zuccheri, coloranti o altre cose aggiunte, solo frutta. È molto buono anche per i bambini, è una porzione, insomma. Costa pochissimo, perché questo nello specifico costa sui 30-39 centesimi, poi insomma dipende dal brand che prendete, magari ci spendete anche di più, ma è un ottimo sostituto della frutta perché comunque è 100% frutta. Ripeto, io l'ho utilizzato tantissimo nelle pause, gli snack, eccetera, prima insomma che ci fosse questa emergenza, e mi ci sono sempre trovata benissimo. E quindi appunto potete fare scorta di questi, di vari gusti, ci sono anche bigusto, e sicuramente avrete sempre la frutta fresca a casa. Sono riuscita per fortuna a comprare i limoni nell'ultima spesa che ho fatto, ma per fortuna avevo questo succo di limone di Sicilia che ci ha salvato in un paio di occasioni, sia per il pesce che per le fragole, per fare insomma la macedonia. E anche in questo caso la scadenza è più lunga, quindi avrete sempre il limone fresco in casa per poter preparare qualsiasi cosa, anche semplicemente una bibita fresca. Un altro trucchetto furbo è sicuramente questo qui. Sapete che io lo utilizzavo anche prima, ma adesso a maggior ragione. Se non avete le verdure per poter farvi in casa le zuppe fresche, le vellutate, queste, a differenza insomma di quelle congelate, io le preferisco perché sono fresche, durano comunque qualche giorno, perché questa per esempio scade il 13 di aprile, io l'ho comprata ieri, quindi dura tranquillamente 15 giorni, e riuscite a farci sicuramente più piatti, più porzioni,
per 2-3 persone. Tenete presente che se l'aprite, però, mi sembra che va consumata entro il giorno successivo. A noi non è mai successo. C'è sia questa, c'è anche volendo il purè se non avete le patate. Io mi ci trovo bene, ci sono di diversi brand, e c'è anche il passato di verdura che adesso non ho perché io ero dimenticato di acquistarlo, ma comunque lo sapete che ci troviamo benissimo e sicuramente così riuscite ad avere dei prodotti comunque, insomma, che fanno bene con le verdure a casa in frigo, sempre pronti. Lo so, non siete più bambini, ma questi non sono adatti solo ai bambini, sono comunque dei prodotti, i formaggini Mio, che anche qui hanno una scadenza piuttosto lunga, che vi permettono di poter preparare dei piatti diversi. Li potete utilizzare per fare un primo ai quattro formaggi, li potete utilizzare per fare dei secondi, per rendere più buona qualche ricetta. Questo è il mio frigo che suona, quindi devo chiudere, e anche in questo caso appunto avete una lunga scadenza e comunque una buona qualità. Poi per i bambini, insomma, anche un primo semplicemente con il formaggino sciolto insieme alla pasta, un filo d'olio, li adoreranno. Megan li adora. Altri due prodotti che vi consiglio per avere dei secondi furbi sono prima di tutto le ricottine, queste piccoline, che comunque hanno una bella scadenza, perché questi li ho acquistati ieri e scadono il 21 di aprile, quindi oltre 20 giorni. E con queste potete, vabbè, a parte fare pizze salate eccetera eccetera porzionandole, ma potete anche tranquillamente aggiungerci delle scaglie di cioccolato e fare un secondo super goloso per i bambini. Sapete che mia figlia lo adora. E poi il formaggio spalmabile, anche in questo caso, che nella confezione questa di plastica, che io preferisco, ha una scadenza lunga, questo scade a giugno, e potete utilizzarlo sui toast che vi ho detto prima, potete utilizzarlo appunto in altre ricette. Quindi sono prodotti che comunque hanno una lunga conservazione nonostante siano freschi. Entriamo adesso nel freezer. Nel freezer cosa vado a consigliarvi principalmente? Prima di tutto io ho iniziato da pochissimo a congelare la carne. Ecco qui, questo l'ho iniziato stamattina, quindi devo chiudere anche abbastanza velocemente sia la carne che il pollo. L'ho messo insomma a congelare e comunque noi tra, voglio dire, 5, 6, 7 giorni, non lo so, la utilizzeremo già, non la teniamo congelata tanto tempo. Dei prodotti che invece voglio assolutamente consigliarvi, che già vi ho consigliato in passato, sono loro. Sono appunto le verdure, in questo caso le cime di rapa, che vi permettono sia di fare un primo, sia di fare il secondo magari con i tocchetti di pane, come vi ho sempre raccontato, in padella, e ovviamente hanno una lunghissima conservazione, ma sono velocissime da preparare perché non le dovete far scongelare, ma le mettete direttamente in padella con un po' d'acqua e un po' d'olio e sono pronte in pochissimi minuti. Tra le altre cose potreste prendere anche gli spinaci, magari insieme alla ricotta di prima, e fare una bella torta salata con una base già pronta. Quindi voglio dire, ci sono dei secondi da fare anche con dei prodotti che non hanno una scadenza breve, ma che comunque sono salutari, perché queste cime di rapa fanno comunque bene in pochi minuti. Un altro prodotto che voglio consigliarvi, con il quale ci troviamo bene, è il condivongola. Quando appunto non si può andare a mangiare pesce al mare, c'è questo che è pronto in 7 minuti. Mi piace perché non va scongelato, per esempio, a differenza di un altro, che è questo qui, che avevo preso tempo fa, che ancora non ho usato perché dovrebbe essere scongelato eccetera eccetera. Quando non avete da in cucina, avete finito tutto, potete mangiare questo qui, è pronto in 7 minuti e vi assicuro che è buonissimo. Ci sono anche altri brand che le fanno, però fate attenzione a leggere sempre che sia quello che si cuoce in 7 minuti. Riecco il frigo. Oggi ho deciso di congelare anche le fragole, le ho comprate fresche, ho comprato due confezioni, una parte le ho tagliate tutte, ora ve le faccio vedere, l'altra parte le ho congelate, lavate prima e poi congelate, così quando avremo voglia di fragole, sia per fare degli smoothie ma anche per fare una bella macedonia, sono già pronte nel nostro freezer. Un'ultima cosa di cui vi vorrei parlare è il basilico tritato e surgelato. Se non avete il pollice verde per avere una piantina in terrazza, o comunque non lo avete in casa, questo qui è molto comodo. Io lo uso per lo più sia per i sughi che per la pizza nel pomodoro. È super comodo, questo nello specifico è 100% italiano, è profumatissimo e dura un sacco, perché questo scade a gennaio 2022. Lo mettete in freezer e avete sempre il basilico pronto e fresco a casa vostra. Come promesso, vi faccio vedere le fragoline che adesso stanno riposando in frigo. Sono buonissime, che profumo. Io le faccio semplicemente con il limone e lo zucchero. E eccomi ragazzi, questa era qualche idea dei prodotti che secondo me non dovrebbero mancare in dispensa e in frigo, perché sono super furbi per potervi permettere comunque di mangiare bene durante questa quarantena, senza dover uscire in continuazione per comprare due cose due. Come avete visto, non sono prodotti che hanno comunque chissà che prezzo esorbitante, quindi tranquillamente
potrete fare una spesa oculata spendendo il giusto, ma comunque riuscendo a organizzare i pranzi, le cene in maniera molto più lunga nel tempo, quindi riuscirete a stare a casa più tempo, perché è quello che ci auguriamo tutti. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, se volete aggiungere altri prodotti che secondo voi sono indispensabili, e magari poi vi farò un altro video non appena raccoglierò altre idee e quando mi verrà in mente qualche altra cosina che magari ho dimenticato adesso da consigliarvi, vi girerò sicuramente un altro video. Nel frattempo fatemi sapere con un like e con un commento se il video vi è piaciuto e vi ha tenuto compagnia, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!